Nel video di oggi voglio mostrarvi come potete preparare i vostri pasti in anticipo per la settimana. In questo modo avrete sempre qualcosa di pronto da mangiare quando tornate da lavoro oppure quando non avete tempo o voglia di passarlo appunto in cucina. Voglio soltanto precisare che non tutti gli alimenti purtroppo rendono come sapore e consistenza se vengono cotti in anticipo, come per esempio la carne o il pesce. Per questo motivo infatti noi abbiamo deciso di cuocerli al momento. Altri alimenti invece come le uova o le verdure o i legumi hanno un tempo di conservazione un po' più lungo, quindi si possono conservare tranquillamente nel frigo per più giorni e quindi appunto averli pronti durante la settimana. Per facilitarvi il lavoro abbiamo preparato per voi anche una guida scritta completa proprio sulla preparazione dei pasti. Questa guida contiene anche un menu settimanale con ricette semplicissime e poi la lista della spesa completa. Ma alla fine di questo video, mi raccomando, restate fino alla fine, vi dirò come scaricare tutto gratuitamente dal nostro sito. Ora vi faccio vedere come abbiamo organizzato i nostri pasti per la settimana. Cominciamo subito con gli alimenti che richiedono più tempo e quindi che andrò a cuocere. Io inizio con le verdure e per questa volta ho scelto 1 chilo di broccoli, 1 chilo di finocchi, 1 chilo di carote, ma voi potete tranquillamente variare in base ai vostri gusti. Tutte le dosi sono pensate per 2 persone. Se invece non volete cuocere le verdure, potete comunque prepararle in anticipo e conservarle nel frigorifero. Ho lavato molto bene le verdure, dopodiché ho tagliato i broccoli in piccole cimette e li ho distribuiti su una teglia ricoperta con carta da forno. Poi ho pulito anche i finocchi, ho eliminato i gambi e la barbetta verde, li ho tagliati a fettine spesse circa 1 cm e li ho aggiunti nella teglia. Ho fatto la stessa cosa anche con le carote. Al posto delle carote potete anche utilizzare delle barbabietole o un'altra verdura di stagione. Ho completato la teglia anche con le carote tagliate a rondelle. Dopodiché ho condito il tutto con dell'olio di vinacciolo, ma va benissimo anche l'olio d'oliva o semi di girasole, e poi ho aggiunto del sale. Potete tranquillamente condire le verdure scegliendo delle spezie come la curcuma o erbe aromatiche come l'origano o rosmarino, scegliete voi in base ai vostri gusti. Ho infornato il tutto nel forno statico preriscaldato a 190 gradi per circa 25-30 minuti. Mentre le verdure stavano cuocendo, mi sono occupata del secondo alimento che richiede cottura, le uova. Ho messo a scaldare l'acqua in una casseruola e quando l'acqua ha cominciato a bollire, ho aggiunto le uova e le ho cotte per circa 8 minuti. Anche qui potete variare il tempo di cottura in base a come le preferite. Nella descrizione del video vi lascio un link al nostro tutorial per cuocere le uova in modo perfetto ogni volta. Una volta cotte e raffreddate, le ho sbucciate e le ho conservate in un contenitore di vetro coperte con acqua fredda. Una volta fatto ciò, mi sono dedicata alla cottura di cereali o pseudocereali. In questo caso ho scelto 300 g di quinoa, l'ho sciacquata molto bene e poi l'ho aggiunta in una casseruola. Ho pesato 600 ml di acqua e poi l'ho aggiunta insieme alla quinoa. Dopodiché l'ho portata al bollore e quando ha cominciato a bollire l'ho coperta e l'ho cotta a fuoco minimo fino a quando non ha assorbito tutta l'acqua. Ho fatto lo stesso identico passaggio anche con il miglio, sempre 300 g. Che è il cereale che io ho scelto, ma voi potete scegliere del riso se lo preferite al posto del miglio. L'ho cotto sempre nello stesso modo, pesando circa 600 ml di acqua e l'ho coperto fino a quando non ha assorbito tutta l'acqua. Nel frattempo mi sono occupata della preparazione delle barrette morbide per la colazione, frullando 150 g di mandorle, 500 g di prugne secche, circa 2 cucchiai d'acqua, e ho continuato a frullare fino ad ottenere un composto morbido e appiccicoso. Poi ho trasferito il tutto in una ciotola capiente e ho aggiunto 60 g di quinoa soffiata. So che sembrano di più, ma la quinoa soffiata pesa davvero poco. Ho amalgamato bene tutti gli ingredienti e ho aggiunto anche un pizzico di sale. Nel frattempo ho sfornato anche le verdure e le ho messe da parte a raffreddare. Poi ho distribuito il composto delle barrette in una teglia con carta da forno e le ho livellate bene, schiacciando con le mani e con una spatola.
Le ho cotte nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti. La prossima ricetta che ho preparato nel frattempo sono le crepes di legumi. In una ciotola ho unito 160 g di farina di fave, mezzo cucchiaino di sale, 350 ml d'acqua, ovviamente potete utilizzare anche un altro tipo di farina che preferite, poi ho aggiunto due uova e ho mescolato il tutto con una frusta fino ad ottenere una pastella liscia e omogenea. Ho cotto le crepes nella padella ben calda, leggermente oleata, per circa un minuto da entrambi i lati. Dopodiché le ho sovrapposte e le ho messe da parte a raffreddare. Ora mi sono occupata degli alimenti che non andremo a cuocere. Ho preparato un semplice hummus di cannellini con 300 g di fagioli cannellini già cotti che ho aggiunto in un frullatore, insieme a 2 cucchiai circa di olio di vinacciolo, mezzo cucchiaino di sale, circa mezzo cucchiaio di origano secco, una manciata di prezzemolo fresco tagliato finemente e un cucchiaio di burro di mandorle, che però potete tranquillamente omettere. Ho frullato il tutto fino a ottenere una crema liscia. Se lo volete ancora più cremoso, potete aggiungere 2 cucchiai d'acqua. Poi l'ho conservato in un contenitore di vetro nel frigorifero. Si conserva bene per 5 giorni, oppure potete anche congelare delle monoporzioni. Ovviamente potete scegliere anche altri legumi per realizzare l'hummus. Per gustare questo hummus in settimana o per avere qualcosa di fresco da sgranocchiare, ho preparato dei sticks di carote. Ho semplicemente lavato e pulito circa 500 g di carote, che poi ho tagliato a bastoncini e li ho conservati nel frigo, in barattoli di vetro con acqua fredda. In questo modo rimarranno sempre freschi. Un altro ortaggio che ho preparato per la settimana è il sedano rapa. Ho sbucciato 2 sedani rapa e poi li ho affettati con uno spiralizzatore. Se non avete questo attrezzo, potete tranquillamente grattugiare il sedano rapa o tagliarlo a cubetti che poi potete cuocere nel forno. Poi io ho conservato questi simil spaghetti di sedano rapa in un contenitore nel frigo. Infine ho tagliato finemente anche una verza, che è ottima per preparare delle insalate veloci o anche da cuocere e utilizzare come contorno, e si conserva in frigo per una settimana. Ora possiamo occuparci della conservazione di tutto ciò che abbiamo cucinato. Le barrette le ho fatte raffreddare completamente, dopodiché le ho tagliate e le ho conservate in contenitori di vetro. Si conservano in frigo per una settimana e sono ottime a colazione. Ho fatto la stessa cosa anche con la quinoa e con il miglio. Una volta cotti li ho fatti raffreddare completamente, potete anche condirli con dell'olio e poi li ho suddivisi in contenitori di vetro. Si conservano in frigo per 4 giorni oppure potete anche congelare delle porzioni più piccole. Una volta raffreddate le verdure, ho conservato anche queste in contenitori. Ovviamente potete poi scaldarle per pochi minuti prima di comporre il vostro piatto. Ora vediamo qualche esempio di piatti che potete creare con gli alimenti preparati nel video di oggi. A colazione vi basterà prendere 2 barrette oppure accompagnarle con qualche cucchiaio di yogurt di soia e una tisana che preferite. E la colazione è fatta. A pranzo potete preparare una buonissima insalata di verza e quinoa. Unite tutto in un'insalatiera e condite con dell'olio, del succo di limone e sale. E servitela subito con del tacchino ai ferri e un uovo sodo.
Un'altra idea sono le crepes farcite con della crema di tonno e maionese e una manciata di insalata. Per la crema basterà frullare 200 g di tonno sgocciolato con qualche cucchiaio di maionese. Ed ecco pronto anche il nostro piatto per pranzo in pochi minuti. Un'altra idea è un piatto di miglio, del tacchino o pollo ai ferri che preparate sul momento e le nostre verdure già pronte, quindi delle carote e broccoli e anche un uovo se vi va. Condite il miglio con un filo d'olio e del sale e il vostro pranzo è pronto. Ovviamente vi ricordo che potete utilizzare anche un altro tipo di carne che preferite in base al vostro gusto e al gruppo sanguigno. Un'idea per cena può essere una buonissima vellutata di finocchi e broccoli. Basterà unire in un frullatore una parte di broccoli, di finocchi e di carote, circa 250 g ognuno. Poi aggiungete una tazza d'acqua o di più se la volete più liquida e poi frullate il tutto ed ecco pronta una cena calda e nutriente. Per una colazione salata vi basterà aggiungere qualche cucchiaio di hummus in un piatto, insieme a dei bastoncini di carote e un uovo. E anche la colazione è fatta. Bene, io spero che questa guida vi sia stata utile e soprattutto che la utilizzerete. Ora, come ho menzionato all'inizio del video, abbiamo preparato per voi un riassunto scritto del video di oggi, che contiene anche un menu settimanale con ricette semplici, la lista della spesa completa e poi anche delle tabelle con le combinazioni alimentari corrette. Potete scaricarla gratuitamente dal nostro sito, vi lascio il link qui sotto in descrizione. E vi do anche un consiglio: il miglior modo per preparare tutto ciò che avete visto nel video di oggi e scegliere un giorno comodo a voi e ritagliare via 2 ore che dedicherete interamente alla preparazione di questi ingredienti. Ovviamente se avete anche un aiutante, ancora meglio. Direi che per oggi è tutto, mi raccomando iscrivetevi al nostro canale, in questo modo riceverete video nuovi simili a questo ogni settimana. Ora vi saluto, ci vediamo presto!